e come avete capito dal titolo è un piccolo haul, un piccolissimo haul. È un pezzetto di già che devo fare questo haul, ma non sono riuscita mai a farlo. Per quanto riguarda l'abbigliamento, ho comprato praticamente tre pantaloni, un vestito di quelli lunghi e ormai un pezzetto fa che l'ho presi. Invece le cosine per le unghie, 3-4 cosine per le unghie le ho comprate proprio ieri dai cinesi e altre 3-4 cose per le unghie le ho prese già pure un pezzettino fa, comunque va bene. E apro una piccola parentesi, mi sono lavata oggi le unghie, cioè non fregherà nessuno, però dico che queste le mie, a parte queste che ancora devono crescere e niente. Vabbè, tanto ormai c'avevo la ricrescita quindi l'ho dovuto rifare, scusate, ho messo tutto a posto il cellulare. Allora, partiamo dall'abbigliamento. Prima vi faccio vedere questo vestito che è dall'anno scorso che volevo comprare, un vestitino lungo con le maniche estivo, anche se lunghe, però comunque è fresco, insomma. Soltanto non sono riuscita mai a trovarlo. Invece questo l'avrò preso 2 mesi fa ormai, è bellissimo. Mi è costato 20 euro e qualcosa, se non erro. Anche la fantasia è molto bella, tutta floreale. Vedete, qui è così. Ah, questa specie di queste pieghette, insomma, diciamo, specie di pieghette, ha le maniche lunghe così fatte, che poi queste te le puoi borsare e poi mettere fino a qui, voglio dire, insomma, così, ed è lunghissimo, vedete, proprio giù fino alla caviglia, infatti qua, vedete se è lungo, finisce così, però molto bello, floreale, ed è veramente, veramente lungo. Dietro, vabbè, è così, e dietro. A me questo mi piace veramente un sacco, mi stava veramente bene, mi fa anche la metà più magra, meglio. Comunque è veramente lungo questo vestito ed è stupendo, mi piace veramente tanto come mi sta. Molto molto bello, questo sì è costato parecchio sinceramente, era da prendere due. Infatti se ce la faccio voglio comprare un altro vestitino di questi qui lunghi che mi piacciono veramente tanto. I pantaloni scusate se un po' stropicciati o cose varie perché comunque li ho già adoperati eccetera. Allora, tutti e tre neri, ovviamente, sapete, io col nero anche perché smagrisci, io per esempio il bianco e il grigio non me lo posso mettere perché non mi sta bene quei colori, anche gli altri, comunque, vabbè, è questo qui, pare tipo seta e finisce a zampa, vedete? Finisce a zampa così, molto estivi, leggeri, nemmeno li sentite addosso, è così, vedete? Finisce così, insomma, questo che c'ha qualche cinturina. Così è dritto, comunque sono sbagliata. Vai, tanto dietro davanti è uguale alla fine. È così, insomma. C'è l'elastichino. Comodissimi questi. Poi ho preso quest'altro tipo di pantaloni. Lo stesso modello di quello, molto estivo, leggero, sempre a zampa, soltanto che questo, diversamente da quell'altro, oltre ad avere, vedete, il cinturino qua, questo qua. È tutto rigato, questo è un po' più elegante, diciamo, vedete, tutte queste, non so se le vedete, tutte queste righe, eccole. E questo pure, qui non mi ricordo quanto l'ho pagato questi, ma una cavolata, quell'altro mi pare tipo 7 euro, 8 euro, questo vedrai più o meno la stessa cosa, sempre dei cinesi questi. È così. Dietro, vabbè, è semplice, come davanti, è uguale. Poi, l'ultimo pantalone. Questo qui l'ho preso, pensavo che era estivo, invece è abbastanza pesantino. Però vabbè, li metterò st'inverno a sto punto, perché già l'ho adoperati. Pure questo con l'elastico. Ah, il cerinierino pure questo così. Vedete qua mi fa tutti i pallini, perché prima non c'era, dopo che l'ho lavata in lavatrice mi ha fatto tutti i pallini, non so perché. Vedete, c'ha tutti questi pallini, porca miseria, non so più come lavarli. E finisce così, normale, semplici. Però vabbè, peccato dei pallini. Che devo fare, non so perché, boh, l'ho lavata in lavatrice, vi giuro, non c'era neanche un pallino bianco. Dopo andate in lavatrice, pallini bianchi, vabbè. Comunque, così. E questo qui era l'abbigliamento. Adesso vi faccio vedere le cose che riguardano le unghie. Ah, prima cosa vi faccio vedere questi due smaltini. Non mi ricordo se ve li ho fatti già vedere, perché sapete che io quando faccio un video haul e lo faccio tra un mese o quello che è, mi scordo, poi dico non so se quel prodotto lì ve l'avevo fatto già vedere oppure no. Io ve li faccio vedere dopo in caso sotto i commenti e mi dite sì, l'avevi fatti già vedere, si smalti, ho pazienza ragazzi che vedo fa.
Non mi ricordo. Allora, avevo preso tempo fa pure questo qui della CN, questo smaltino trasparente, che questo è gel top coat, quindi effetto top coat, cioè effetto gel, scusate, che si mette alla fine, ovviamente, dopo aver messo lo smalto, mettete questo che dà quell'effetto che pare che avete il gel, insomma, come fosse che avete una copertura, una ricostruzione, ecco. Questo qui l'ho operato solo una volta e mi ci trovo veramente bene. Perché di quell'altro mi stava finendo, però adesso cerco di finire quell'altro che mi è rimasto proprio così e poi comincerò a usare questo. Questi al Lidl, e anche questo qui bianco al Lidl che mi stava finendo anche il bianco. Bianco normale, non so se è bianco gesso, non lo so, della CN, della linea CN. Questi due, insomma, non mi ricordo se ve l'ho fatti vedere, dopo in caso sotto nei commenti me lo dite. Questo qua bianco. Un altro smalto, questo non ve l'ho fatto vedere, che il nero pure mi stava finendo, ho preso questo qui dell'Astra, dai cinesi, quelli due da Lidl, e questo qui l'ho preso dai cinesi, il mio smalto ultra brillante, che già c'erano altri due o tre, boh, mi pare un oro, l'altro non mi ricordo, ovviamente nero semplicissimo, c'era anche nero con brillantini, però a parte già ce l'ho, poi mi serviva un nero semplice, senza brillantini, niente metallizzato, niente di niente, semplice, nero semplice, questo. Poi dai cinesi mi sono comprato un nuovo correttore, sempre dell'Astra, correttore in crema, e l'ho provato e mi ci trovo veramente bene, mi piace veramente tantissimo, a mo' di rossetto insomma, l'odore profuma ragazzi, sa tipo di liquirizia, boh, l'odore mi pare quello, e questa colorazione qua insomma, mi ci trovo veramente bene, copre perfettamente, poi li prendo sempre chiari perché io ho la Carmagiosò bianca cadaverica, quindi se mi prendo un correttore, un fondotinta, fondotinta scuro stacca tantissimo, è bruttissimo, quindi mi serve tutte cose chiare perché ho la Carnagiosò proprio bianchissima. Ok, queste altre cose invece l'ho comprate, che a quattro cosine, sempre riguardanti le unghie, l'ho comprate ieri dai cinesi. Allora, perché ho comprato queste cose? Perché io la prossima settimana, quindi penso sabato, no scusate, oggi è lunedì, non ci sto capendo più niente, adesso che è finita la scuola non ci sto capendo più niente di giorni, allora, oggi è lunedì. Quindi io sabato devo fare un ordine su Passione Unghie, devo prendere un sacco di gel color, quindi preparatevi che farò anche lo spacchettamento ovviamente, vi farò vedere, prima preparo poi i gel già sulle tip con la colorazione e tutto, quindi oltre a farvi vedere il colore del barattolino ve lo faccio vedere anche nelle tip, così lo vedete meglio la colorazione com'è, in più altre cosine prendo oltre i colori. E ho comprato questi dei cinesi perché su Passione Unghie sul sito non ci sono, cioè tutte finite. 7,50 pezzi capillari unghie, questi qua, questi qui anelli, adesso ve lo apro così lo vedete meglio. Sarebbe questi, vedete? Questi qua. Sono 50 pezzi, adesso devo prendere su una ventina di colori o qualcosa. In più, qui colori che già ce l'ho una diecina, quindi so, arrivo una trentina di colori più o meno, quindi mi avanza questo, che è 50 tip, vedete, fatte. Io le prendo sempre trasparenti, mi piace di più che quelle bianche. È trasparente, quindi il gel color lo applicherò su questa tip, lo applicherò proprio su questa tip e qua dopo scriverò con tratto penna, con una penna nera, insomma, sì, il modello, il numero del gel color e il nome, come si chiama. E questi sono il massimo, solo ogni tanto messe in ceppa ne danno un urto, però vabbè. Comunque queste qua, queste le ho pagate 5,99 euro, mi pare che la Passione Unghie costa pure di meno, boh, mi pare, però non c'era e dopo ovviamente per adesso queste mi basta per i colori che prenderò su Passione Unghie, poi quando sarà che devo prendere altri colori, vabbè, mi avevo stufato, altri colori comprerò un altro pacchetto di quello. Poi ho comprato le rotelline, lo so, io ce n'ho tantissime anche perché ve l'ho fatte vedere sul video quello lì, dove c'ho tutta la roba per le unghie, insomma tutte le decorazioni per le unghie, però siccome mi stava finendo questi brillantini qua, questi strass, e quindi le ho dovute ricomprare, adesso ve li apro. Ah, sempre dai cinesi, questo è strass per decorazioni unghie bianco 3,0 mm, adesso ve lo apro, della Melissa, così vi faccio vedere quali sono. Allora, ho preso questi qui che sono tutti grandi, mi pare che più o meno tutti uguali, sì. Questi sono tutti grandi. Vedete? Tutti brillantini grandi, sono argentati, normali, semplici. Questi sono quelli grandi. Poi,
Questo invece è bianco 2,0 ml, più piccoli di quell'altro, sì, perché quelli è da 3, se ce la faccio ad aprirlo, lo rompe, che sono uguali a quelli, faccio così perché si incastrano qua sopra, è uguale a quelli identici, soltanto che praticamente sono più piccoli, insomma, sempre argentati, semplici. L'ho presi sia grandi che piccoli, infatti io quelli piccoli ancora un po' ce l'ho, quelli grandi mi stanno proprio finendo. Scusate, non ho voglia di stoppare, che mi è cascato il cavalletto, non c'ho né di stoppare né di rifare. Scusate, sta metto a posto il cavalletto. Casca sempre, vedete? Il bello della diretta. Va bene. E perché è bello quando ti decori l'unghia, per esempio, puoi fare, che ne so, fai qui in mezzo, metti un brillantino grande e nei lati vicino a quello grande mettete quello piccolino, insomma ci giocate, quindi è bello un bel po'. Questi i miei preferiti, che sono bianco 2,5 mm, ma non è bianchi ma è boreali, tipo come aurora boreale, insomma, arcobaleno, non so come lo volete chiamare, e bellissimi questi sono proprio stupendi. Questi è grandi, più o meno piccoli, grandi, grandi, ma bellissimi, guardate. Vedete che riflesso che dà, adesso non si vede bene in telecamera. Da questi riflessi, Scusate, vedete, stavolta ho proprio, stoppato vedete. perché ho tirato giù qualche Madonna perché mi ha stufato sto cacchio di cavalletto. E vi dicevo, bellissimi questi. Vedete come luccicano, proprio boreali, non è argentati. Infatti c'è, va tra il verde, il viola, il blu, il giallo, l'arancione. Stupendissimi questi. Infatti questi mi è costati di più confronto con l'altro. Con l'altro in euro col cocco sì, un po' di più, 2-3 euro di più. Boh. Però è veramente stupendi questi. Bellissimi. E niente ragazzuoli, questo video finisce qua, questo haul finisce qua, è stato proprio piccolissimo, proprio piccolino. Però dico, mi metto a fare questo che un pezzetto giallo dovevo fare e poi dato che ieri ho comprato, ecco, queste cosine qua nuove, oltre smalti, vabbè, vestiti, dico faccio un unico haul, insomma, anche piccolino, però comunque vi ho fatto vedere le cosine che ho comprato. E aspettatevi la prossima settimana, quindi spero che questo sabato farò l'ordine su Passione Unghie, lo spero proprio. Così la prossima settimana, tanto mi verrà verso martedì più o meno, Passione Unghie, martedì o mercoledì, ma penso martedì, perché lo prendo sabato, domenica giorno lavorativo, quindi lunedì penso che lo spedisce, martedì mi arriva, penso, perché sono proprio veloci loro a spedire le cose, tipo lo ordinate oggi che lunedì, già mercoledì ce l'avete. E non vedo proprio l'ora, e quindi aspettatevi lo spacchettamento di Passione Unghie di giugno 2017. Niente, io vi lascio, spero che le mie cosine che ho comprato vi siano piaciute, casomai sotto i commenti scrivetemi qual è stato il vostro pezzo preferito e noi ci vediamo presto al prossimo video, un bacio e alla prossima, ciao!